cercato di dare fantasia, ha detto Gattuso. Da te ha chiesto molto, hai dato molto, ti abbiamo visto anche finire molto stanco, una bellissima prova, un assist al bacio per Corti, purtroppo è valso solo un punto. Ecco, nello spogliatoio come lo prendete questi continui pareggi? Quanto vi manca la vittoria esterna? Ci manca parecchio, perché in questo momento abbiamo necessità di trovare vittorie quanto più possibile. Oggi c'è un po' di amarezza nello spogliatoio, perché sono più due punti persi che uno guadagnato, perché per come si era messa la partita siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo e non sappiamo ancora perché è stato fischiato quel calcio di rigore, lo rivedremo a video, però c'è un po' di amarezza. Stai giocando con continuità, stai dando un tuo contributo sempre più importante alla squadra, sei soddisfatto del tuo rendimento? Devo dire di essere soddisfatto, soprattutto perché mi viene data parecchia fiducia sia dal mister, dallo staff, ma anche dai miei compagni, quindi riesco ad esprimermi al meglio. Sto cercando di ripagare la fiducia che mi è stata data quest'estate e credo in qualche modo di starci riuscendo. Senti, l'impressione, al di là della stima che tutti noi abbiamo per Buzzegoli, però è che da un mese e mezzo, il Novara sia diventato una squadra, con i suoi problemi, ma una squadra che se la gioca in tutti i campi, che oggi ha retto benissimo contro una compagine che si trova molto più in alto in classifica. Che cosa è successo a tuo avviso? Ma nulla a togliere al lavoro che aveva fatto all'inizio mister Buzzegoli. Dall'arrivo di mister Gattuso abbiamo trovato un'identità maggiore in campo, riusciamo ad essere più organizzati e questo si vede. E in più stiamo diventando molto più squadra in campo rispetto a prima.